Umberto dell'Università di Padova, membro del Pontificio, insegna all'Università di Padova, quindi Studium Patavinum, membro del Pontificio Comitato di Scienze Storiche, Veneto. Prego. Albino Luciani uscì da una poverissima famiglia in uno sperduto paesino, sperduto allora quando vi nacque nel 1912, della montagna bellunese. Siamo negli anni della grande emigrazione e il padre, lavoratore emigrante all'estero, Svizzera, Germania, addirittura l'Argentina, è quasi sempre assente, mentre la madre è costretta a reggere da sola il peso della famiglia. Durante l'anno dell'invasione ho patito veramente la fame e anche dopo almeno sarò capace di capire i problemi di chi ha fame. Luciani usciva insomma da un ambiente popolare, tradizionale, molto povero, non ancora sfiorato dalla modernizzazione, dove la lotta per la vita era quotidiana e brutale e la Chiesa l'unico orizzonte di senso, il solo punto di aggregazione. Entrò in seminario a 11 anni e ne uscì prete a 23. Un'adolescenza e giovinezza interamente vissute in ambienti ecclesiastici, circondato, protetto, sorvegliato da sacerdoti che non smettevano mai la vecchia talare. In seminario, più che raffinatezze teologiche, imparò una severa monastica disciplina di vita. La sua giornata cominciava ben prima delle 5 del mattino. E una concezione esclusivamente pastorale della funzione della Chiesa. Tale concezione si fondava su tre presupposti: distacco dal mondo, obbedienza ai superiori, fedeltà assoluta all'istituzione. Questi tre presupposti rimasero un faro che orientò tutta la sua vita successiva, fino al papato. Non era, insomma, Albino Luciani solo un prete di montagna, era di più. E il di più fu il frutto dei suoi sforzi di autodidatta, delle riflessioni che veniva facendo sui libri, che divorava e che allargavano lo sfondo, altrimenti limitato, della sua esperienza di vita. Neppure l'università, si laureò alla Gregoriana, lo distorse dal Veneto, dato che una speciale dispensa gli permise di prendere la laurea pur frequentando pochissimo le aule romane. Mentre il suo ministero pastorale si dipanava interamente nella regione e nelle zone in cui era nato. Dopo l'ordinazione, avvenuta nel 1935, quindi a 23 anni, fu per 2 anni vicario cooperatore dei suoi paesi d'origine, Canale d'Agordo e Agordo, e poi per un decennio vicerettore e insegnante nel seminario di Belluno, dove trasmise ai giovani il modello ecclesiastico che egli stesso aveva ricevuto pochi anni prima. Gli studi che sono stati compiuti su di lui in questi anni, almeno quelli non appiattiti sulla geografia tradizionale, hanno fatto notare come questo prete umile, dimesso, gentile, poco appariscente, nascondesse in realtà una personalità tutt'altro che scontata, una cultura solida e profonda, anche se da autodidatta, lo ripeto, una consapevolezza della modernità maturata attraverso una vita intera, vissuta osservando il mondo dal basso e non dall'alto, vivendo tra il popolo e non tra le élite. Negli anni in cui fu vescovo di Vittorio Veneto avvenne la convocazione del Concilio Vaticano II, l'evento che cambiò la prospettiva ecclesiologica di Albino Luciani. Benché il suo apporto all'assise conciliare sia stato ininfluente, non essendo mai intervenuto in aula e avendo presentato solo un contributo scritto sulla collegialità, sul tema della collegialità episcopale. Ma il decennio vittoriese 1959-1968
non coincide solo con il Concilio. Coincide anche, più in generale, con il periodo della definitiva modernizzazione dell'Italia, con il passaggio del nostro paese da rurale a industrializzato, da paese di campagna a paese di città. E coincide con l'inizio dei governi di centrosinistra, con l'apertura della Democrazia Cristiana al Partito Socialista. Davanti a cambiamenti che cominciavano ad alterare il quadro sociale, politico e culturale in cui era cresciuto e si era formato, Luciani mantenne sempre un profilo defilato, condividendo tutte le riserve e le diffidenze della maggior parte dei vescovi italiani per la politica perseguita da Aldo Moro nei confronti dei socialisti e negli anni successivi nei riguardi dei comunisti. Ma il Concilio era stato un momento di riforma, non una rivoluzione dell'assetto gerarchico o del contenuto di fede. Un aggiornamento, come aveva detto Giovanni XXIII, non una costituente o una rifondazione. I riformatori come Luciani, peraltro sempre più cauti e timorosi, guardavano con stupore le derive del Concilio, le stramberie conciliari, come le definiva il Patriarca. E nel rifiuto di queste stramberie, di sinistra ma anche di destra, come abbiamo visto, e se è lecito l'uso di termini mutuati dalla politica, egli non rifletteva soltanto la sua anima di vescovo devoto e obbediente, rifletteva anche una pastoralità veneta, quella che lo aveva formato, nella quale la centralità della Chiesa rispetto alla società equivaleva ancora ad un postulato, ad un assioma. Una Chiesa che doveva farsi carico dei problemi morali e sociali della popolazione. Pensiamo al problema della contraccezione, alla posizione che gli aveva su questo tema, ma rimanendo se stessa e non rinunciando alla propria natura, alla propria organizzazione piramidale, gerarchica, verticale, rimanendo saldamente al centro della società e del suo sistema valoriale. Alla vigilia del conclave che lo eleggerà e dopo il travagliato decennio veneziano, Albino Luciani era dunque un prelato in grado di rassicurare la Chiesa su molti punti fondamentali. Era un vescovo che credeva nel Concilio, ma ne rifiutava gli eccessi, che interpretava l'autorità con garbo e gentilezza, ma senza rinunciare a nessuna delle sue prerogative. Ma era estraneo alla Curia Romana. Conclave che lo elesse con una maggioranza regale, come è stata definita, era composto da personalità fra le più alte della Chiesa novecentesca. Koenig, Sinens, Alfrink, Siri, Pellegrino, Lorscheider, Wyszynski, Arns, per non citare Ratzinger e Karol Wojtyła. Se poi questo solido figlio del cattolicesimo veneto sarebbe stato un vigoroso uomo di governo come Pio X, un geniale innovatore come Giovanni XXIII o un arcigno conservatore come Gregorio XVI,